c'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. Ciao capitano, innanzitutto bentornato tra di noi. Ciao, ci sei mancato. Ciao Elio, grazie. Ciao Romano soprattutto. E volevo chiederti cosa hai provato a stare lontano dal gruppo in queste battaglie così importanti e positive. Secondo, qual è la tua condizione attuale? Terzo, quando speri di poter rientrare tra gli effettivi in queste ultime quattro battaglie che attendono il Lecce? Grazie. No, è stato difficile relativamente, perché comunque un conto quando la squadra va bene, c'è un conto quando la squadra va male, magari senti un po' più di lontananza. Invece la squadra andava alla grande, sta andando alla grande, quindi per fortuna è stato facile rimanere fuori. Anche se seguire le partite da fuori è veramente un'ansia terribile, senza poter contribuire al risultato. Però finché la squadra va così, posso rimanere fuori anche fino alla fine. Per quanto riguarda la condizione, questa sosta per me è fondamentale, perché questa settimana mi sto allenando con la squadra e devo dire la verità, sono pieno di dolori come se fossi in preparazione, ma è normale, quindi sono contento di avere questa settimana a disposizione per poi essere subito disponibile dal 1° maggio. Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia, prego Tonio. Sì, ciao Marco, ben trovato. Volevo chiederti, questo finale di stagione assomiglia un po' a quella passata per la frequenza di partite così ravvicinate. Quali sono le insidie che deve tenere ben presente la squadra, a prescindere dalla differenza di campionato ovviamente sostanziale? No, le insidie ce ne sono tantissime, dal caldo a un infortunio che magari poi ti può far star fermo un giocatore per tutte le partite. Però devo dire che il mister della società, a questo punto di vista, dal Covid anche, sono veramente attentissimi a ogni minimo aspetto, a ogni minimo dettaglio, per poter sì che possiamo fare questo rush finale al massimo delle nostre potenzialità. Questo lo sto vedendo e bisogna dare un plauso a loro. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima, prego. Sì, ben trovato Marco. Se una persona leggesse il curriculum di quest'anno, 26 presenze, 8 gol, 9 assist, penserebbe a un campionato di altissimo livello da parte tua, un campionato da top player. Eppure, conoscendoti, credo che tu lo consideri un campionato monco, non ancora completo. Quindi la domanda è cosa prometti a te stesso per questo finale di stagione? E poi quanto è importante anche il tuo ruolo di capitano in questo scorcio finale di campionato, in cui le partite saranno ravvicinatissime e sarà anche importante, come dire, avere bene il polso della situazione da un giorno all'altro all'interno dello spogliatoio. No, sì, hai detto bene. Io per natura sono uno che non si accontenta mai. Quindi analizzando il mio campionato, penso che fino a gennaio, fino alla partita con l'Empoli più o meno, ho fatto secondo me il miglior campionato per prestazioni e numeri, il migliore penso della mia carriera. Poi ho avuto un calo dovuto a vari problemi, varie situazioni, però credimi, questo credete alla persona che è stata 5 anni qua, già esserci qua ora per queste partite per me è una gran vittoria, è veramente una gran vittoria, e sono contento anche di dare una mano ai compagni più giovani, magari con una parola, con un esempio, con un allenamento magari fatto bene, per fargli capire quanto è importante che si raggiunga il risultato finale. Di questo sono contento, e sono contento di viverlo insieme alla squadra. Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport, prego. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Giuseppe. Due domande. La prima, visto da fuori,
Henderson, pur con altre caratteristiche rispetto alle due che sono uniche e difficilmente avvicinabili da altri per altre caratteristiche. Che voto dai a Liam? E soprattutto, che cosa hai provato quando quella maglia alzata da Pettinari te la sei vista in televisione? No, Liam, posso che dare un voto altissimo. Altissimo perché lui all'inizio era titubante nel fare il trequartista. Io gli ho detto anche di star tranquillo, e comunque il campionato era lungo e c'era la possibilità per tutti, quando il mister incominciava a provarlo lì. Devo dire che lo sta interpretando benissimo, soprattutto sta interpretando benissimo quello che vuole il mister. Quello è, secondo me, la cosa principale, perché poi alla fine c'è una persona che decide per altre 30, quindi lui è bravissimo a fare quello che gli chiede il mister e sta avendo un rendimento veramente alto. Però anche da mezzala, devo dire la verità, ha sempre fatto ottime prestazioni, sta facendo un super campionato. Per quanto riguarda quello che è successo nella partita con la Salernitana, è ovvio, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto capire che comunque sono ben voluto. Questo per me, prima di essere calciatore, prima di essere bravo, prima di tutti i gol, gli assist, viene prima di tutto. Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Dopo questo periodo molto difficile di lontananza, tu tra l'altro adesso hai detto quanto è importante per te stare vicino alla squadra a prescindere. C'è stato l'episodio di Vicenza in cui hai avuto la possibilità di fare un ritiro pur sapendo di non poter essere chiaramente d'aiuto sul campo. È stata una decisione che è partita da te, te l'ha suggerita il mister, quanto ha importanza il punto che un capitano possa essere vicino alla squadra in situazioni del genere, poi anche perché si veniva insomma dopo una sconfitta, e forse anche quello ti ha influito nella tua o chi per te decisione. Grazie. No, è stata una decisione mia perché avevo bisogno comunque di tornare a respirare l'aria del ritiro, del campo, e quindi era una cosa anche un po' mia. Poi ovviamente sono sicuro che è servita da esempio per i più giovani, di far vedere come il capitano potesse dare una mano anche se non tecnica. E poi è influito comunque il fatto che per il mister conta tantissimo queste cose qua, nel senso magari al posto anche di cose tecniche lui dà molta più importanza a queste cose, quindi è giusto che io facessi un gesto che comunque non è che ho fatto chissà che cosa, è un gesto che hanno fatto tantissimi altri calciatori prima di me, quindi non è neanche da idolatrare tanto, però ho voluto fare un gesto perché il mister crede molto in queste cose, nel gruppo, questa è la verità, crede tantissimo ed è giusto che si segua quello che vuole il mister. Questo secondo me è quello che conta per raggiungere i risultati. Pierandrea Casto, Salento Live 24, prego. Ciao Marco, bentornato. Prima di tutto volevo chiederti, hai detto che fino a gennaio è stata la tua migliore stagione di questi 5 anni, giocando sempre da trequartista, è dovuto a una tua crescita in quel ruolo e anche dovuto a una guida tecnica differente rispetto al passato? E poi volevo chiederti un giudizio sul fatto che si debba giocare le prossime 4 partite alle 14 in un mese in cui dovrebbe fare più caldo rispetto ad oggi. No, diciamo che non c'entra tanto il ruolo. Io ho sempre avuto un mio pensiero sul mio ruolo, che io fossi più una mezzala che un trequartista. Questo l'ho detto quando giocavo con Liverani, quando giocavo con Padalino, quando giocavo con Rizzo, quando giocavo con Corini, per citare tutti gli allenatori che ho avuto qua nel Salento. Però diciamo che è stata proprio una crescita più che altro mentale. Mentale di prestazioni, di consapevolezza dei miei mezzi, diciamo quello, il ruolo ha influito poco secondo me.
Per quanto riguarda le gare alle 12, scusami, alle 14, un po' ho paura, perché comunque, anche se noi siamo una squadra che veramente corre tantissimo, non ho mai, anche i secondi tempi che vedevo da fuori, sono sempre stati sul pezzo e non abbiamo mai sofferto a livello fisico. Questa è la verità, è un dato che non si può discutere, quindi magari può essere anche pure un vantaggio per noi giocare alle 14. Dobbiamo andare veloci perché tra poco il capitano deve andare in campo, quindi vi chiedo delle domande brevi. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce, prego. Ciao Marco, ben trovato. Volevo chiederti, tu che hai già vissuto situazioni del genere, anche ripensando alla doppia promozione che hai ottenuto qui a Lecce dalla C alla A, qual è l'aspetto che secondo te farà la differenza nelle prossime ultime 4 partite decisive per il campionato? Grazie. L'aspetto che può fare la differenza è la personalità, perché comunque sono partite importanti, toste, dove non si può sbagliare di un millimetro. E poi quello che stiamo facendo, il curare ogni minimo dettaglio, dall'alimentazione al mangiare una volta insieme in più, queste cose qua sono cose molto molto importanti, e che comunque l'ho detto prima, bisogna fare un plauso al mister della società perché da questo punto di vista stiamo facendo tutte le cose a regola d'arte. Matteo Bottazzo, canale 85, prego. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Matteo. Volevo chiederti, che differenze c'è tra la vigilia di questo finale campionato e quello di 2 anni addietro, in cui quella squadra si stava giocando anche in questo stesso termine di tempo la promozione in Serie A? Le differenze sono tante, anche se l'obiettivo è lo stesso, però là comunque eravamo partiti con l'idea di salvarci, poi piano piano ci è venuto appetito e siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Invece quest'anno abbiamo comunque la pressione di doverlo fare, tra virgolette, per forza, perché per la squadra che siamo, per il posto che occupiamo e perché comunque l'anno scorso eravamo in Serie A. Quindi la pressione è diversa, però abbiamo anche giocatori che queste pressioni le hanno fatte in passato e quindi possono dare una mano da questo punto di vista. Andiamo in chiusura con Giuseppe Andriani e Carmen Tommasi. Allora, prima Giuseppe Andriani di Antenna Sud, prego. Sì, buongiorno, ciao Marco. L'anno scorso avevi fatto benissimo in Serie A, questa è un po' l'occasione per riprendertela forse, quella Serie A, con la stessa maglia tra l'altro. Ci pensi a questo, al poter rigiocare in Serie A l'anno prossimo? No, ti dico la verità, non ci sto pensando tanto, perché è veramente difficile poi togliere il focus dall'obiettivo che abbiamo di vincere questa Serie B, perché è molto importante, non ti puoi distrarre manco un attimo pensando al futuro. È molto importante Cittadella prima di tutto, e poi vediamo come saremo messi dopo Cittadella. Questa è la cosa più importante. L'ultima domanda di Carmen Tommasi, Telerama, prego. Marco, buongiorno e bentrovato. Io volevo sapere qual è il tuo pensiero stupendo per queste ultime 4 gare di campionato. No, nel senso, io spero che alla fine succeda quello che tutti ci auguriamo, perché comunque sarebbe un raggiungimento importantissimo per tutti quanti, nel senso, dai tifosi alla società, a noi, avremo tutti da guadagnare da questo punto di vista, a livello di gloria, a livello economico. È molto molto importante per tutti e per riprendersi comunque da un anno difficile sotto tutti i punti di vista. Quindi la vittoria finale sarebbe veramente un premio meritato, sudato, e niente, speriamo sia vero.